Allora, velocemente andiamo a vedere come recuperare i brichetti che ormai sono stati accesi e quelli che sono rimasti inutilizzati perché il fuoco ancora non è arrivato a accenderli. Perdonate il trucco cinematografico, i brichetti sono spenti, ma sono semplicemente un esempio per farvi vedere. Dopo che abbiamo fatto la nostra cottura, i brichetti accesi dobbiamo separarli da quelli spenti per evitare che quelli spenti possono continuare a bruciare. Quindi andiamo a rompere lo snake, okay, quindi questi qui che non si sono accesi li abbiamo salvi, questi qua che sono spenti che sono ancora utilizzabili se si spengono per tempo come questo qui, che cosa facciamo? Dobbiamo andare a togliergli l'ossigeno in modo che si possano spegnere. Quindi andiamo a chiudere le bocchette d'aria sotto, lì. Andiamo a appoggiare il coperchio e andiamo a chiudere anche le bocchette superiori. Facendo così, le brichette rimaste accese bruceranno l'ossigeno che è rimasto all'interno del nostro kettle fino a spegnersi. Il tempo dell'operazione potrebbe essere all'incirca su una mezz'ora, tre quarti d'ora. Una volta che sentite che il barbecue si è raffreddato, sicuramente si sarà spento tutto. Una volta che abbiamo tutto spento, cosa vi consiglio di fare? Di prendere un contenitore. Io ho usato una vecchia bottiglia da 5 litri. Vado a recuperarmi i brichetti già accesi, ma che ho spento, che ho salvato per tempo, come questi qui. Ovviamente uno come questo lo butto perché solo per riaccenderlo si consumerà ulteriormente. Mentre questi qui che non sono stati proprio toccati posso anche andarli a rimettere nel suo sacco. Poi, una volta che ho recuperato le mie brichette, le ho messe nella bottiglia, vado a chiudere così e le conservo in un luogo asciutto, tipo nel barbecue stesso. Come facciamo a riutilizzare i brichetti che si sono accesi ma che abbiamo salvato? Allora, loro sicuramente, essendo stati già usati, avranno una durabilità diversa dalle altre. Quindi, nel momento in cui li vado a riaccendere, sicuramente tenderanno a consumarsi più velocemente rispetto a quelle che non sono mai state accese. Quindi, che cosa faccio? Quando le vado a riutilizzare, faccio uno strato di brichetti mai usati, diciamo riempio la ciminiera per la metà e a completare poi vado a mettere i brichetti già usati. Così facendo cosa succede? Che i primi brichetti sono nuovi e quindi saranno quelli che si incendieranno per prima e poi dopo quando arrivano su cominceranno a incendiare quelli che stanno in superficie e in modo che saranno a contatto meno tempo con la fiamma e quindi bruceranno di meno e posso ancora recuperarli per fare un'altra brace. Bene, questa è stata una chicca di questo video veloce che sicuramente vi sarà molto utile. Se non vogliamo perderci di vista, iscrivetevi al canale per altre novità.